10 villa, tra cui le famosissime Villa Certosa in Sardegna e Villa San Martino d'Arcore, 5 appartamenti a Milano, 3 barche, Mediaset, Mondadori, il Monza. Secondo Forbes era il terzo uomo più ricco d'Italia, con un patrimonio stimato di 6,9 miliardi di dollari. Ma ora, come verrà divisa l'eredità di Silvio Berlusconi? Gli eredi sono 2 ex mogli, 5 figli, 16 nipoti e addirittura un pronipote. E poi, chiaramente, c'è il nodo Marta Fascina, l'ultima compagna dell'ex premier. Partiamo da qua. Alla Fascina verrà lasciata un'importante somma di denaro, qualcuno azzarda 100 milioni, ma ben più importante dell'eredità materiale è quella immateriale. L'ultimo rapporto con i figli, e soprattutto con Marina, la primogenita, fa pensare che Marta possa diventare a tutti gli effetti una di famiglia, con tutto ciò che ne consegue. Le aziende, al momento della morte il cavaliere controllava il 61% della holding Fininvest, che comprende Mediaset e Mondadori. Il resto delle quote era diviso tra i figli. Marina, l'8% delle quote, è presidente della holding ed è a capo di Mondadori, mentre Pier Silvio, anche lui con l'8%, è l'uomo che guida Mediaset. I 3 figli avuti dal secondo matrimonio, Barbara, Eleonora e Luigi, possiedono insieme il 21% della società. Non hanno incarichi operativi, ma hanno il ruolo di azionisti e siedono nel consiglio di amministrazione. Ora il controllo dovrebbe rimanere blindato. Tutti e 5 figli dovrebbero ottenere il 61% custodito nelle holding italiana prima, seconda, terza e ottava. È probabile che Berlusconi, per evitare colpi di mano, abbia imposto l'unanimità tra i fratelli per la vendita di MFE e Mondadori. Già molti, infatti, prevedono la possibilità.